In provincia di Ferrara è la prima causa di morte nella popolazione maschile e seconda in quella femminile, nella quale tuttavia si sta eguagliando il tumore della mammella. Stiamo parlando del cancro al polmone, patologia a cui è stata dedicata una tavola rotonda con lo scopo di informare la popolazione sui fattori di rischio, sui trattamenti più innovativi e sulla presenza e l'organizzazione del PDTA, il percorso diagnostico terapeutico assistenziale percorso costituito da tutti i professionisti delle due aziende che si occupano di questa patologia per poter valutare il paziente in tempi rapidissimi e portarlo sempre in tempi molto rapidi sfruttando tutte le tecnologie altamente professionali e altamente competitive che le due aziende hanno per arrivare alla diagnosi in tempi rapidi e da lì ritagliare un percorso terapeutico che sia idoneo e congruo per il paziente, la sua malattia e le sue che sono spesso un compagno di viaggio di cui bisogna tener conto nella gestione di questi pazienti. La tavola rotonda che si è tenuta in sala stense ha visto l'intervento non solo dei professionisti delle due aziende sanitarie, ma anche esponenti delle associazioni di volontariato, obiettivo far conoscere a pazienti e famiglie il percorso innovativo. Il paziente non è lasciato solo, il paziente viene preso anche fisicamente perché è una figura importante che i PDTA, in azienda sulle patologie oncologiche ne abbiamo tre strutturati che sono il PDTA del polmone, del colon e della mammella. In tutte e tre questi PDTA c'è una persona che è il case manager, cioè un infermiere che è dedicato esclusivamente a coordinare i trasferimenti, i percorsi di questi pazienti all'interno dell'ospedale nel completare gli accertamenti che sono stati concordati e quindi il paziente è proprio preso fisicamente dal momento in cui gli viene riscontrata la malattia fino al colloquio con lo specialista che ribadirà il concetto espresso dall'Unione Collegiale circa quelle le modalità di cura che sono più congrue per lui una iniziativa che ha acceso riflettori su una malattia di cui si parla sempre molto poco e che un semplice gesto basterebbe per prevenire. Per il cancro del polmone la regola di prevenzione più importante è sicuramente l'astensione dal fumo, perché il fumo del polmone è ormai riconosciuto in maniera franca e chiara il primo responsabile del tumore del polmone. Il 99,9% dei nostri pazienti che arrivano sul tavolo operatorio sono pazienti che hanno alle spalle una storia di fumo.